Uno dei giochi che stavo aspettando è Tekken 8, che però è stato rimandato. Quindi, per ingannare l'attesa, ho pensato di rigiocare il mio Tekken preferito, Tekken 3. Questo però non è il solito Tekken 3. Tra poco capirete perché. Per farvi vedere quello che voglio farvi vedere, però, ho dovuto prendere degli incontri sia dalla modalità arcade che da quella survival. Perciò in questo video vedrete 10 incontri che non sono stati giocati consecutivamente. Però come nella storia classica di Tekken 3, il penultimo combattimento sarà Heihachi e poi ci sarà il boss finale, Ogre. Più o meno. Per questa partita ho deciso di prendere il mio personaggio preferito di Tekken 3, ovvero Batman. Certo, chiaramente. Come dimenticare gli iconici ottavi di finale dove ha dovuto affrontare Xia Yu in Italia? Ah, non lo sapevate che era in Italia? Se ci fate caso, quando fa la sua iconica posa di vittoria, dietro le sue spalle c'è uno dei classicissimi Italian Tomato Shop che hanno fatto la fortuna del nostro paese. Ma poi fantastico anche il secondo incontro, che era uno di quelli che tutti stavano aspettando, dove ha dovuto affrontare Iron Man, che proprio non c'è niente che abbia più senso, no? Due miliardari che partecipano a un torneo di Tekken, ovviamente per vincere il premio in denaro alla fine. Ma poi la bellezza del Tekken è che riesce a unire combattenti da tutto il mondo, no? Infatti chi c'è nel terzo round? Goku, perché tra l'altro, errore mio, me l'ho dimenticato, insieme al premio in denaro c'erano anche le sfere del drago, chiaramente. E poi lasciatevelo dire, tra i personaggi che abbiamo visto, quello che sicuramente avrebbe voluto partecipare al Tekken sarebbe stato sicuramente Goku. E poi si sa dove c'è Goku, c'è Vegeta, quindi molto probabilmente è probabile che ci sia anche lui da qualche parte in questo torneo. Poi il Tekken di solito si svolge in più location, e infatti il quarto round Batman lo gioca in casa perché si svolge a Gotham. Non si vede, è chiaramente Gotham quello dietro. E a confermare il fatto che sicuramente è Gotham, cioè il fatto che appunto sta anche combattendo con Joker, quindi più Gotham di così. Che poi un bel Tekken per decidere chi comanda Gotham, non mi sembra neanche un'idea così malvagia. Chi lo sa quali altri fantastici personaggi potrà offrirci questo Tekken. Vediamo contro chi è il quinto incontro. Contro Eddie. Vabbè, ci sta Eddie, è già strano di suo. Ma poi con lui è facile fare uno più uno. Ti presenti a un torneo di combattimento ballando. Non è che ci vuole un genio per capire che sei fumato. Vabbè che tanto a vincere non vince. Però nel caso ci fosse riuscito, penso che l'esame antidoping non lo passava. No, non è vero. Se leggete la biografia ufficiale, nella vita vera fa il ragioniere. È un tipo a posto. Il sesto incontro invece è con King, che è una cosa già più normale per Batman, che è abituato comunque a Bane, che non è un wrestler, però è ispirato a un wrestler. E King contro Batman sarebbe un combattimento che vorrei vedere. Forse però King contro Bane sarebbe ancora meglio come combattimento. Chi lo sa se Bane potrebbe mai vincere il Tekken? Vabbè, se non c'è mai riuscito King, penso più o meno stanno là. Non credo ci riuscirebbe. Per il settimo incontro si torna nella follia più totale, perché Batman contro Robocop. Ma no, semplice Robocop. Un Robocop con la spada di Yoshimitsu, ovviamente. Chiaramente Robocop partecipa al torneo per vincere le sfere del drago e chiedere al drago, Sharon, di farlo tornare un'altra volta umano. Per l'ottavo incontro, ormai ci stiamo avvicinando alle fasi finali, c'è un avversario decisamente degno, Junior. Anche lui, credo, partecipi per il premio finale, per le sfere del drago. Non so cosa possa desiderare, ma non è un problema, dato che in finale non ci arrivo. E in semifinale ci tocca niente poco di meno che il campione del Tekken in carica, Heihachi Mishima, e unico rappresentante in questo torneo di Mishima. Però anche lui non può niente contro la potenza del pipistrello di Gotham. E quindi a questo punto resta l'ultimo avversario. Il vero boss finale di Tekken 3. Cell perfetto. Custode delle sfere del drago. E tra l'altro notate il piccolo dettaglio. Sullo scudo anche il segno del fiocco rosso. Fantastico. Che ci sta poi perché il Tekken è un torneo e non c'è nessun boss finale migliore per un torneo che Cell. Ah, bellissima questa parte di Dragon Ball. Quando Cell perfetto assorbe Heihachi per diventare Ogre. True Ogre. E chi se lo dimentica? Toriyama è un genio. Riusciva a scrivere per Tekken e Dragon Ball contemporaneamente. Assolutamente geniale. E così si conclude il Tekken vinto da Batman. Ricordiamo il premio. In denaro, che ovviamente non gli interessa niente perché Batman è miliardario, chi se ne frega. Però ci sono le sfere del drago che ovviamente utilizzerà per risuscitare i genitori. C'erano altri personaggi che avrei voluto farvi vedere, come ad esempio King, che poteva essere Venom, però non è uscito, non sono riuscito a farlo uscire. Comunque, qua si conclude il video. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto. Considerate se ne vale la pena iscrivervi.